Questo è fratello Andrea. Questa è la valigia di fratello Andrea. Lui aveva un'auto. Questa è l'auto di fratello Andrea. Un giorno caricò la sua auto di biglie per andare a contrabbandarla in Russia. In seguito altri si unirono a lui e comprò un camper. Questo è il suo camper. Ecco com'è nata Open Doors. Con un uomo e la sua valigia 60 anni fa. Esatto, abbiamo 60 anni. Oggi Open Doors è al fianco della Chiesa perseguitata in tutto il mondo. Questo è il mondo. Questa è la World Watch List che elenca i 50 paesi dove la fede costa di più. Questo è il numero 37. Questo è il numero 16. Questo è il numero 5. E questo è il numero 1, la Corea del Nord. È il peggior posto al mondo per un cristiano. Le chiese sono proibite. Chiunque abbia una Bibbia viene spedito in un campo di lavoro forzato. Questa è una Bibbia nordcoreana. Questo è un campo di lavoro forzato nordcoreano. Questo è un ufficiale nordcoreano che nega l'esistenza dei campi di lavoro forzato. E questo è quanto un prigioniero ha disegnato per rappresentare la vita all'interno di questi campi di lavoro. Quindi, come si fa a seguire Gesù in Corea del Nord? Questo non è un video sugli alieni. Non è un video che riguarda altri popoli e non è nemmeno un video sui nordcoreani. È un video sulla nostra famiglia. Questa è una parola. Ecco come aiuta i cristiani perseguitati se diciamo questa parola. Questa è un'altra parola. E questo è ciò che accade se la dici. Niente succede mai all'improvviso. Accade sempre che una cosa conduce a un'altra, finché continui a dire sì a Dio. Questo per dire quanti anni abbiamo. Questo per dire quanto lavoro resta ancora da fare. Questo è il nostro sito, mentre questo è ciò che tu puoi fare. E questo è tutto.